avendo lo Stato italiano nazionale che non migliora e anzi peggiora, e ce lo dice anche il nostro Presidente del Consiglio, che l'Italia sta affondando e che tutti dobbiamo darci, diciamo, una mossa, dobbiamo contribuire, e io credo che questo, diciamo, onorevole Bossi sia nell'indicazione che vuole rinnovare, diciamo, la nostra Italia, e credo che anche i cittadini sono favorevoli al rinnovamento. Noi è dal mese di ottobre-novembre che mandiamo missive al nostro sindaco. Non si è mai degnato di rispondere alla nostra protesta. Queste sono le nostre lettere, non è la prima. Qui le potete vedere, le abbiamo mandate alla prefettura, all'ATM, al sindaco di Milano, a tutte le autorità competenti, perché il problema fosse sollevato, e non è una sola. Sono diverse. Questo signore non si è mai, con le firme dei lavoratori, questo signore non si è mai degnato di rispondere alle missive del comitato promotore, che non era il CILD in quel momento, ma erano i lavoratori che chiedevano udienza a questo signore. Il primo cittadino di Milano doveva rispondere ai lavoratori, era un suo preciso dovere e non l'ha mai fatto. Oggi viene e offende degli onesti lavoratori. Sindaco, lei ha l'obbligo di rispondere alle missive che io le mandiamo. Io ho l'obbligo di fare il mio mestiere, voi avete l'obbligo di rispettare la gente. Di rispondere. Lei deve rispondere. Lei non ha risposto alle nostre missive. E voi non dovete fare i fascisti. Lei deve rispondere. Siete razzisti. Le esigenze della gente, lei le deve assolvere. Dovete vergognarvi di quello che avete scritto. Le esigenze lei le deve assolvere. Vergogna! Sono sette mesi che cazzo! Fascista, nazista! Vergogna! Paolo. Straccioni siete! Pezzenti! Ma va là i documenti! Parlate voi con il linguaggio del fascismo! Razzisti! Lei non ha risposto! Vergogna! A novembre siamo venuti a Palazzo Marino! Ma va, andate via! Vergognatevi! Vergognatevi! Ha risposto! Vergogna! Questo perché noi siamo squadrista! Fascisti, noi siamo fascisti! Il primo sindacato! Il sindacato fascista siete, vergogna! Voi siete la vergogna! Con sua nel suo braccialetto d'oro! Straccioni siete! Vergogna! Che credo avrà a che fare! Barbone che non sei altro! Fascista! Squadrista, nazista, razzista! Vergogna di Milano siete voi! Credete di far paura alla gente perché siete quattro straccioni organizzati! Cosa basta? Cosa basta? Cosa credete? Che queste cose qui non finiscono qui? Pensate che non finisca così il razzismo? Pensate che le cose vanno a posto in questa città se non si riesce a sopportare un minimo di disagio? E deve scendere il sindaco in campo per difendere un minimo di principio? Ma scherziamo? E si blocca un'intera città perché si ha vergogna di che cosa? Si ha paura di che cosa? Di chi? Di quattro poveracci. Così è diventata Milano. Bene, andiamo avanti così. Perché si ha paura di loro, si ha paura. E poi dicono che sono democratici. Milano avesse trattato quelli lì quando... E quando sono arrivati loro cosa succedeva a Milano? 800.000. E si blocca la città, si blocca. E non si fanno uscire i tram, perché fuori ci sono i Vucumprà. Ah, così si deve fare, si deve stare sempre zitti. Perché loro hanno fondato il sindacato democratico fascista. Anche Hitler si chiamava nazionalsocialista ed era nazista. E si fida di come finirono le cose. E la gente finiva, gli ebrei finirono nei forni. Questa è la verità. Lei è ma stia zitto, ma stia zitto, ma state zitti, diverse lettere state le zitti, finite, avete scritto delle cose indegne, diverse lettere indegne, siete no, intolleranti, signore. No signore, vi siete comportati male, no, e vi dovete vergognare se lei come classe operaia, no, siete signore. Egoisti. Se lei avesse risposto alle nostre missive, non sarebbe successo. Ma certo che sto zitto. Speriamo. Ma va là, ma quale sotto casa? Ecco, i fascisti facevano così. Vedere, e poi da un olio di voglio ricino. Vedere se sua moglie e sua figlia. Cosa vuoi da mia moglie e da mia figlia? Tu? A questi che non cosa non vuoi da mia moglie e da mia figlia? Tu, straccione, fascista, no. Squadrista, nazista. Compagno. Vergognati. Sto sei un fascista vero. E lascia stare le mogli e le figlie, tu, capito? Tu sei squadrista. Qui non si parla di moglie e di figlie, capito? Io ti spacco la faccia, te, capito? Non hai motivo. Tu non porti nessuno
sotto casa mia, capito? Straccione! Sì, pezzenti, fascisti! Io sono un democratico! Quale democratico? Sta zitto! La dimostrazione sta qui! Dov'è quella straccione? Cos'è che porti sotto casa mia, straccione fascista? No, è lei straccione! Pardone! Questa non è casa tua, hai capito? Straccione, si deve vergognare! Fascista! Lei è un straccione fascista, barbone! Istruttore di Ferrara, solo una domanda. E pensi mai ai veicoli di notte che con il muso piatto vanno in giro per la città? Metti gli autobus, portano a spasso quella luce fioca, randagi come cani, li ho visti traballare davanti a vecchie fermate dimenticate, negli angoli di periferie, davanti a moto rubate, rubate e buttate, come questa sotto casa mia. In questi giorni è successa una manifestazione di protesta da parte di noi lavoratori ATN per un, diciamo, un bivacco accampamento di extracomunitari adiacente al deposito. Noi più che altro ci vogliamo salvaguardare da un'eventuale epidemia, diciamo un contagio, perché noi lavoriamo qui, diciamo andando anche in mensa così, sentiamo odori, diciamo, e il rischio di epidemia c'è, col caldo che viene. Ci vogliamo solo salvaguardarci da questo. Come fa uno a lavarsi qua fuori? Se questi qui la mattina li vediamo noi con un bidone dell'acqua, prendono l'acqua così, e se sono belle lavate, si tirano la camicia un po' su e vanno a vendere le cianfrusaglie per Milano, sotto la metropolitana, con centinaia di gente che cammina dalla mattina alla sera. Ehi, mi senti gli autobus di notte, con certi meccanismi rotti, fare troppo rumore. Praticamente loro c'hanno un esercito di lavoratori disponibili e non in momento, quando ne hanno bisogno ne prendono un po'. Quando ne hanno bisogno li buttano.